Mi presento, io sono Giacomo Morabito, sono professore di telecomunicazioni all'Università di Catania. Questa presentazione in realtà doveva essere a due voci insieme al professore Iera, che purtroppo però non è potuto venire, quindi ci sarò soltanto io. E vi parlerò di quanto stiamo sviluppando nell'ambito di un progetto europeo, il cui acronimo è COGLO, che appunto si occupa di logistica. E che sto coordinando in particolar modo appunto a livello europeo. Adesso siamo più o meno a metà del nostro tragitto. Ok, vi ho detto che faccio parte dell'Università di Catania, ma in realtà sono in questo momento con un doppio cappello, ossia sono sia Università di Catania ma anche CNIT. CNIT, per chi non lo conoscesse, è il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni. Si tratta di un consorzio di 37 università pubbliche in cui ci sono attivi dei gruppi di ricerca nell'ambito delle telecomunicazioni. È una organizzazione non profit che è stata fondata nel 1995 ed è un ente riconosciuto dal MIUR, quindi il CNIT è anche soggetto a valutazione da parte del MIUR. Come missione c'è la ricerca di base e applicata e anche l'educazione, l'higher education, no? Infatti c'è in corso il progetto di far sì che il CNIT possa anche rilasciare il dottorato di ricerca. Siamo ancora a metà del cammino, ancora non è stato fatto, però è più o meno quello che si vuole andare a fare. Ho detto appunto ci sono 37 università, ma in realtà è strutturato in 43 unità di ricerca, perché a queste si vanno ad aggiungere anche degli istituti del CNR. Ci sono 4 laboratori nazionali dislocati prevalentemente a Genova e Napoli. Fanno parte del CNIT 1300 ricercatori, molti di questi in realtà sono universitari, ma il CNIT ha suoi dipendenti, quindi ha 100 e più dipendenti che sono appunto tutti quanti dedicati alla ricerca. È finanziato soltanto su bandi competitivi e da aziende, ha una grande esperienza per i progetti di Horizon 2020, 48 progetti europei, questi sono dati del 2018, quindi nel 2019 che ancora non è concluso, però questi numeri sicuramente so per certo che sono aumentati. Comunque, è coinvolto in 48 progetti di ricerca finanziati dalla Commissione europea e di questi 11 sono coordinati dal CNIT, uno di questi appunto è il mio. Il budget è di circa 30, quanto è stato quest'anno? 18 milioni distribuiti tra vari progetti di natura diversa e organizza eventi di particolare rilevanza. Uno di quelli su cui si sta investendo di più è il 5G Italy, quindi è un evento tutto quanto incentrato sul 5G appunto a livello italiano. Ora, perché il CNIT è una realtà appunto a cui ci si rivolge frequentemente, perché ha una massa critica importante, perché è un'interfaccia unica verso praticamente l'intera comunità accademica italiana che si occupa di ICT, perché è vero che siamo prevalentemente telecomunicazionisti, ma ormai le telecomunicazioni e l'informatica di fatto sono sostanzialmente la stessa cosa. Ha un'amministrazione efficiente ed esperta, flessibile, insomma, ha tante caratteristiche che fanno sì che in determinati contesti, piuttosto che presentarci come Università di Catania, conviene presentarsi come Consorzio Nazionale CNIT. Mandiamo al mio progetto. Il progetto si chiama COGLO, scusatemi. COGLO sta per Cognitive Logistics Operations Through Secure Dynamic and Ad-Hoc Collaborative Networks. COGLO, quindi il centro è Cognitive Logistics, quindi logistica cognitiva. Con questo si intende di fatto andare a arricchire sistemi di logistica o soluzioni di logistica con capacità cognitive che sono basati su intelligenza artificiale. Quindi questo è il grosso cappello in cui si muove il nostro progetto. Chi fa parte di questo progetto? Siamo 14 partner, abbiamo degli sviluppatori di tecnologie, tra questi c'è il CNIT, che appunto è italiano, Singular Logic è un system integrator greco, più o meno immaginate engineering, però insomma è quella greca, Intrasoft è un grosso sviluppatore di software che c'è, è una multinazionale, noi siamo, chi fa parte del nostro progetto è la sede che c'è in Lussemburgo, e Swarco, che è un'azienda italiana che si occupa di ITS, tra le altre.
Dopodiché ci sono delle altri enti che si occupano di ottimizzazione, tra questo c'è NEC. NEC è il, diciamo, fondamentalmente una multinazionale di nascita giapponese, fa computer, fa di tutto, insomma. Noi abbiamo quelli che si occupano di ITS, quindi di Intelligent Transportation System. Poi abbiamo il JSI, che è un centro di ricerca che c'è in Slovenia, e fa ottimizzazione sempre sui trasporti. E AWEB sarebbe Athens University of Economy and Business, e anche loro fanno ottimizzazione. Dopodiché abbiamo TRT, che è un'azienda di consulenza italiana che appunto è su trasporti e territorio, quindi è centrata sul territorio. E poi abbiamo i nostri pilot, cioè quelli che poi andranno ad utilizzare le tecnologie che stiamo sviluppando in questo progetto. E ne abbiamo fondamentalmente basate nell'ambito delle poste, per cui c'è poste slovene, poste croazie, poste greche, e abbiamo i call invece con un operatore di logistica turca, uno dei maggiori in Turchia, e poi delle associazioni, tra cui molto interessante Post Europe, che di fatto loro si definiscono l'ONU relativa alle poste, che dicono è nata in realtà l'Unione Postale, dicono che è nata prima dell'ONU, perché sono stati i primi che hanno cercato di mettersi assieme. Allora, vi ho detto, noi siamo CNIT. CNIT partecipa in questo caso appunto l'unità di ricerca all'Università di Catania, quella a Reggio Calabria col professore Iera, appunto, e l'Università di Cagliari. Ma andiamo a vedere che cosa vogliamo fare. All'interno del progetto vogliamo sviluppare quello che prende il nome di Cognitive Logistic Objects. Sarebbe il Cognitive Logistic Object, è una virtualizzazione di un oggetto, quindi di un'entità che è coinvolta in un processo di logistica. Questo oggetto può essere di natura molto eterogenea, perché si va dal pacco, per dirla che è l'elemento più microscopico, salendo fino all'ufficio postale o al centro di smistamento o al camioncino che farà la delivery, che farà le consegne e i pick up in una città. Vogliamo sviluppare una piattaforma collaborativa, perché dall'analisi della realtà una delle principali criticità che abbiamo osservato è che esistono una gran quantità di piattaforme che di fatto danno informazioni, però di fatto tutte queste piattaforme che sono a disposizione sono isolate tra di loro, e quindi avere in qualche modo la possibilità invece di osservare, di realizzare un processo andando a sviluppare delle risorse disponibili su diverse piattaforme, di fatto è estremamente complesso, perché i modelli di dati sono completamente diversi, perché le politiche di sicurezza sono completamente diverse, insomma cercare di trovare una collaborazione tra le diverse piattaforme è particolarmente difficile. E per andare a sviluppare questa cosa, le innovazioni che introduciamo sono due fondamentalmente. Il primo è quello che chiamiamo Cognitive Advisor. Il Cognitive Advisor è un oggetto che ottimizza, quindi un sistema basato su algoritmi di intelligenza artificiale che ottimizza il sistema cognitivo. Lo chiamiamo advisor, quindi qualcuno che dà dei suggerimenti piuttosto che dà delle decisioni, perché di fatto la scelta finale è necessariamente lasciata sempre all'essere umano, cioè all'individuo che fa il processo. Questo perché, osservando come agiscono molte delle aziende di logistica, abbiamo visto che poi alla fine chi decide spesso, cioè le soluzioni che vengono realizzate sono quelle basate sull'esperienza pregressa di chi sta lì alla gestione del sito. E poi, una volta che gli oggetti vengono caricati sul camion, chi decide è il guidatore del camion, giustamente del furgoncino che poi dovrà andare a fare la delivery, che conosce per esperienza dove sarà, quando e dove, cioè l'orario a cui troverà il portiere per poter consegnare il pacco, insomma delle informazioni che sono particolarmente specifiche dell'esperienza che appunto l'autista ha accumulato durante il tempo. L'altra innovazione è quello che chiamiamo Tweeting Claw, quindi il Cognitive Logistic Object che fa dei tweet, quindi che comunica. In tweet dà già una connotazione di social network, no? Di rete sociale. Questo perché? Perché una delle difficoltà quando si cerca di mettere insieme piattaforme diverse è capire quando un'informazione viene generata all'interno di una piattaforma, a chi questa informazione deve essere data. Faccio un esempio. Immaginate di avere un operatore di logistica in cui
dove sono presenti diversi furgoncini che dovranno andare a fare le consegne. Immaginate che il furgoncino abbia una avaria, si rompa, è lì in mezzo. L'informazione sulla rottura, sul malfunzionamento di questo furgoncino, a chi deve arrivare? Ovviamente deve arrivare al sistema di gestione della flotta stessa, per cui se a rompersi il furgoncino di DHL, ovviamente DHL deve essere informata di questo, deve essere informata di questo malfunzionamento. Ma se cerchiamo in qualche modo di mettere assieme, cioè di promuovere la collaborazione tra diversi enti e quindi di far sì che questa informazione vada anche a raggiungere degli enti diversi che non sia la semplice DHL, a chi deve arrivare? Okay? Non può arrivare a tutti, perché quando c'è troppa informazione si dice è come se non ci sia informazione. Quindi bisogna in qualche modo trovare definire quello che viene detto lo scope, no? Cioè l'insieme di destinazioni a cui questa informazione deve essere notificata. Per fare ciò, appunto, stiamo sviluppando un concetto che permetterà, basandosi appunto sulla nozione di socialità, quindi che in qualche modo replica quello che avviene nell'ambito delle reti sociali, andrà a decidere a chi questa informazione deve arrivare. E abbiamo messo in campo ovviamente anche gli strumenti perché questa informazione venga trasferita. Ok, quindi i concetti che stiamo sviluppando e le soluzioni che stiamo sviluppando nell'ambito del progetto Coglo verranno valutate in tre diversi pilot, quindi in tre diversi dimostratori. Uno in Grecia, appunto ad Atene e sulla dorsale che da Atene va a Salonicco, al confine tra la Croazia e la Slovenia, e infine una in Adecol, che sarebbe appunto, come ho detto, il fornitore di logistica in Turchia, e che riguarderà la distribuzione delle parti per autovetture costruite in Turchia che dovranno arrivare nel mercato europeo, appunto dove questi ricambi dovranno essere utilizzati. Ovviamente quello che stiamo facendo introdurrà nuovi business models che creeranno delle nuove opportunità per i vari stakeholder. Non parlo dei risultati che andremo a realizzare, e passo direttamente a questa slide che in qualche modo mette in evidenza quelle che sono le tre sfide di cui stiamo parlando oggi, che vogliamo affrontare. La prima riguarda l'ottimizzazione di quello che prende il nome di load factor, no? Del fattore di carico. Infatti gli studi di Ecol ci dicono che il fattore di carico è abbastanza ridotto. Ora, andare tutti ad aumentare il fattore di carico è estremamente importante, perché permette di rendere un sistema efficiente. L'efficienza è chiave perché abbatte i costi. Ora, non so se qualcuno, se immagino tanti di voi utilizzino Amazon, no? Io lo utilizzo frequentemente. Se uno si fa due conti, si rende conto che c'è qualche cosa che manca, fatemi dire, tra virgolette. Vi faccio l'esempio proprio mio di un paio di giorni fa, no? Suono la chitarra io per il mio diletto, e per avere un'idea, un plettro costa all'incirca 70 centesimi, tra 70 centesimi e un euro. Un altro oggetto si chiama capotasto, serve per metterlo sempre nella chitarra, costa intorno ai 7 euro, uno scarso, 6-7 euro. Bene, ho comprato a 6,90 euro su Amazon un capotasto e 12 plettri e arriva a casa mia. Il costo del e arriva a casa mia, dov'è? Ok? Amazon ha un grosso potere contrattuale sugli operatori di logistica, di fatto fa il prezzo Amazon decide il prezzo, perché se no sposta i volumi su altri produttori di logistica, su altri fornitori di servizi di logistica. Quindi è chiaro che chi questo servizio lo deve dare deve in qualche modo tenerne conto, cioè deve in qualche modo abbattere i prezzi, e l'unico modo che ha per abbattere i prezzi è o avere contratti capestro con i propri lavoratori, che speriamo sia questa la soluzione finale, oppure ottimizzare i processi, che è quello su cui stiamo cercando di lavorare noi. Per fare ciò, come vi ho detto prima, cerchiamo di sfruttare dei sistemi di intelligenza artificiale che in qualche modo trovino le soluzioni ottime. L'altro problema
che stiamo guardando è quello alla risposta ad eventi di natura dinamica. In particolar modo ci stiamo concentrando su quelle che appunto sono i malfunzionamenti che si possono avere sui furgoncini per la delivery e su quelli che prendono il nome di ad hoc deliveries and returns, cioè quando normalmente quello che succede è che quando un furgoncino è fuori, diciamo, no, è uscito per farsi il proprio giro, abbia già le cose, diciamo, il piano di quello che dovrà andare a fare, cioè sappia esattamente quali sono i punti di raccolta, cioè dove dovrà fare i pick up, e sappia esattamente dove questi oggetti dovranno, i vari pacchi dovranno essere conservati e dovranno essere consegnati. Il problema qual è? Che tante delle richieste invece nascono mentre il furgoncino è già fuori. Attualmente quello che succede è che se il furgoncino è già fuori non viene più, cioè è fatta, cioè se io ho cambiato idea o se voglio ordinare un pick up non posso farlo quel giorno, lo devo fare il giorno successivo. Stiamo lavorando invece perché questa cosa qui sia possibile farla, cioè per supportare, diciamo, queste richieste, ottimizzando mano a mano che nascano nuove richieste i processi. Chiaramente metteremo diciamo sul piatto quelle che sono delle nuove soluzioni per fare queste operazioni. E altra cosa che stiamo andando a considerare è quello che sta succedendo per quanto riguarda l'e-commerce e per quanto riguarda il cross-country, no? Quello tra lo scambio di merci attraverso nazionalità diverse, perché l'area Schengen, di fatto la libera circolazione delle merci, ha complicato il panorama in maniera incredibile. Perché? Perché quando la maggior parte dei pacchi arrivano dalla Cina, no? Per capirci, no? Dove viene sdoganato un oggetto che viene dalla Cina? A volte viene sdoganato in una nazione, in un paese che è diversa da quello di destinazione. E le dogane non hanno sempre un comportamento, diciamo, equo, no? Un comportamento fair, fatemi dire, bilanciato, quando hanno a che fare con delle merci che andranno in paesi terzi. Quindi di fatto andare a gestire questa appunto l'e-commerce in un contesto di cross country, cioè di oggetti che attraversano diverse nazionalità, chiaramente pone dei problemi per quanto riguarda la sicurezza, la privacy e il trust, no? La gestione dell'affidabilità, che sono estremamente importanti. E anche questo è uno dei nostri obiettivi, e in questo contesto appunto andremo a sviluppare delle soluzioni che garantiscano sicurezza e privacy, e per quello che riguarda il tracciamento faremo riferimento al blockchain, che sapete è di moda, per cui insomma lo faremo, anche se ultimamente nel consorzio non siamo molto convinti che sia la soluzione ideale. Comunque contrattualmente dobbiamo fare quella ed è quello che faremo. Salto tutta quanta queste slide qui e andiamo a vedere un esempio di come funziona il nostro sistema. Come vi dicevo, siamo a metà del nostro percorso e abbiamo già costruito di fatto quello che è il cuore del nostro sistema, della nostra soluzione. Adesso vi faccio vedere come funziona in un caso molto diciamo specifico. Quindi questa, per capirci, è la mappa della città di Spalato. Ok, ho la mappa di Spalato perché quando abbiamo fatto la dimostrazione live eravamo a Spalato, quindi insomma se avessi fatto la dimostrazione live qui l'avrei avuto con un Vibo Valencia. Allora, quindi qua avremo dei camioncini che si sposteranno. A un certo punto un camioncino che inizialmente è giallo diventerà rosso. Il fatto che diventi rosso significa che si è rotto. Okay? Nel frattempo che cosa succede? Qui sopra ogni pallino che vedrete è un cognitive logistic object. In questo momento abbiamo soltanto pochi pallini verdi che mi rappresentano gli uffici postali. Di fatto ce ne sono altri, ma sono al di fuori della mia mappa. E qua invece ci sono gli eventi che vengono generati dai miei cognitive logistic object e che in qualche modo entreranno dentro il sistema. Ora, questa qui, diciamo, quello che vedremo da qui di fatto è una visione che nessuno ha in un sistema reale, perché nessuno sa che cosa diciamo esiste in tutto il mondo. Ognuno ha una visione parziale nel mondo reale, ok? Però diciamo, in qualche modo, nonostante ciò,
da una visione parziale, nonostante appunto grazie all'utilizzo di queste reti che riescono a connettere entità che appartengono a piattaforme diverse, di fatto si riesce a trovare una soluzione ottima. Ora vediamo se riesco a fare partire il video. Ok, allora vedete, questo qui è l'ufficio postale da cui inizialmente partono tutti quanti i furgoncini, inizialmente, che poi si andranno a sviluppare, a distribuirsi sulla città, raccogliendo le merci che poi dovranno essere in qualche modo consegnate. Man mano che questi oggetti escono fuori, io me li ritrovo di fatto qui sopra, dove sono tutti quanti verdi, perché in questo momento stanno funzionando tutti quanti per bene. Le varie palline verdi, ognuno dei quali vi ricordo rappresenta un cognitive logistic object, alcune di questi sono legati da dei collegamenti. Questo significa che per qualche motivo, non entro in questo momento qual è la natura di questo motivo, mi posso aspettare che possano collaborare gli uni con gli altri, per cui se qualcosa succede ad uno di questi oggetti, questa informazione raggiungerà tutti quanti gli altri a cui è legato da uno di questi archetti. Allora, il mio camioncino, vedete, lì è diventato rosso. A questo punto che succede? Succede che... fatemi bloccare un attimino. Ok. A questo punto che cosa succede? Quando il furgoncino si rompe, questa informazione viene inoltrata a tutti quanti gli oggetti che possono essere interessati, che lo andranno a inviare a quell'affare che vi avevo chiamato, si chiama Cognitive Advisor, quindi il sistema di intelligenza artificiale. Lui che cosa fa? Vede quali sono i pacchi che sono all'interno del furgoncino, studia quelle che sono le traiettorie già previste degli altri furgoncini e ridistribuisce, calcola qual è la ridistribuzione ottimale dei pacchi sui furgoncini che sono ancora attivi. Una volta che questa cosa è stata fatta, una volta che questa cosa è stata fatta, vediamo se riesco ad andare avanti più velocemente. No, non ci riesco. Una volta che questa cosa è stata fatta, adesso vedremo, quello che succede è che questo piano alternativo viene inviato agli autisti dei track che ne vengono coinvolti. E l'autista può decidere di accettarlo o meno. Tutto ciò avviene attraverso chiaramente un'applicazione che è in esecuzione su uno smartphone, per cui a un certo punto vedremo qua comparire appunto un'interfaccia del nostro smartphone con scritti i dettagli, no? Con indicati i dettagli di come deve cambiare il percorso del furgoncino stesso, l'autista può accettare o meno. Se accetta, bene, se non accetta, il cognitive advisor studierà un piano alternativo che di nuovo proporrà all'autista. In questo momento noi lo proponiamo all'autista perché ci hanno detto di fare così, i nostri clienti, tra virgolette, gli operatori postali. Di fatto potrebbe essere anche un centro di controllo dell'operatore di logistica. A questo punto stiamo aspettando qui che compaia questa famosa interfaccia, dopodiché eccola qui. Vedete, una cosa così, molto semplice, ancora quella finale deve essere sviluppata, fatemi dire. A questo punto sta accettando, accetti il nuovo piano, l'autista decide di accettare, tutto diventa verde e il nostro camioncino può, il nostro autista andrà verso il furgoncino rosso a raccogliersi, vedete quello verde è là, andrà verso quello rosso a raccogliere i pacchi per poi poterli andare a consegnare. Per concludere, Coglo, il nostro progetto, introduce due nuovi strumenti che possono essere di aiuto numerosi in degli scenari di safety logistic, anche perché si interfaccia, non l'ho detto, ma si interfaccia con sistemi di TS, no? Cioè quindi di traffic management delle città, ok? Sono quelli che vi sviluppa Swarco fondamentalmente. Stiamo cominciando a ragionare su un Coglo 2 in cui si pensa di poter utilizzare dei droni per consegnare i pacchi piccoli, oppure dei droidi, no? Quindi i droni sono molto utili perché di fatto permettono di andare a prendere il pacco e metterlo sul balcone, senza dover fermare il furgoncino, che è uno dei problemi, no? Dove lo fermo il furgone, no?
ci sono gli stalli per i pick up e per le delivery, ma non sono così tanti e gli autisti non li rispettano di fatto. E Coglo non è una piattaforma monolitica autonoma, ma di fatto vuole integrarsi con le soluzioni già esistenti per Smart Cities. CNIT è un ottimo partner per progetti di City Logistics, abbiamo un portafoglio di competenze e soluzioni che spaziano tutte le tecnologie dell'ICT. CNIT è per costituzione proprio perché è stato costituito con un attore autorevole e affidabile ed è aperto, inclusivo, flessibile e trasparente. Con questo ho concluso, se avete domande sono contento di rispondere, altrimenti grazie per la pazienza e per l'attenzione. Thank you.